Non crederete mai a quello che vi sto per mostrare, video e foto provenienti da tutto il mondo che mostrano quanto siano pericolosi certi treni e anche linee ferroviarie, ma rimangono comunque la normalità per le persone del luogo, da treni che passano in mezzo a centinaia di negozi a quelli che sembra stiano percorrendo un passo di montagne che potrebbe crollare da un momento all'altro, fino a quelli che attraversano oceani in tempesta. Ecco 10 delle tratte ferroviarie più pericolose al mondo. Ehi, benvenuto, io sono Cubi e ti guiderò in questo video. Numero 10. Il treno del mercato Mekong, in Thailandia. Come vedete dalle immagini, il treno passa esattamente nel bel mezzo di un mercato aperto e i proprietari devono ogni volta togliere via le tende per poter farlo passare. In pratica, ogni volta il mercato e i clienti devono ripararsi a lato della strada per non essere investiti. Ovviamente gli incidenti, soprattutto causati dai bambini, sono all'ordine del giorno e purtroppo la situazione è la stessa da diversi anni. Essendo uno dei mercati di, diciamo, cibo fresco più grandi della Thailandia e più grandi della città, non è possibile trovare loro un altro luogo nel quale spostarsi. Ebbene, il treno passa, si ritorna praticamente subito alla normalità e spesso i turisti rimangono davvero stupefatti dalla cosa. Numero 9. Il nariz del diavolo, ossia il naso del diavolo. Questo nome deriva, come molti avrete già intuito, dalle numerose morti verificatesi durante la sua costruzione. Si iniziò infatti a porre i primi pezzi nel 1899 e continuando in salita e discesa il punto più alto raggiunto da questa pericolosissima linea ferroviaria è addirittura 3609 metri. Insomma, avete mai preso un treno che viaggia praticamente all'altezza di un aereo oppure sicuramente più in alto di un elicottero? E come forse avrete notato, in questo caso il viaggiare sul tetto del treno è sì pericoloso, ma è un'esperienza unica che tutti i turisti cercano di provare. Numero 8. La linea ferroviaria del Nepal, o meglio, le due uniche linee ferroviarie del Nepal. Questi pericolosissimi percorsi si estendono per dei miseri 60 km totali, ossia nemmeno un terzo di qualsiasi regione italiana se fosse attraversata in diagonale, a parte forse la Valle d'Aosta. Questo dovrebbe farvi anche capire quanto sia difficile muovervi e trasportare merci nel paese, tanto che durante il terremoto si è dovuti ricorrere all'uso di aerei ed elicotteri in massa. Queste linee ferroviarie sono percorse entrambe da due soli treni al giorno e, come potete intuire, sono sempre carichi e strapieni di merce e persone, tanto che molte trovano spazio sul tetto. Insomma, è noi che ci lamentiamo quando sale qualcuno con la bicicletta. Numero 7. Il passo del Burma. Siamo di nuovo in Thailandia, questa volta fuori città, ma questo non significa che i pericoli diminuiscano, al contrario, infatti, aumentano. Questo tratto è talmente pericoloso che il treno che percorre questi binari è stato chiamato il treno della morte. Costruito durante la Seconda Guerra Mondiale per il trasporto di armi e personale, ovviamente non si è tenuto conto della geografia del luogo o di altri accertamenti. Infatti, al tempo le truppe di invasione giapponesi avevano bisogno di una linea ferroviaria costruita velocemente, senza stare troppo a pensarci su. Proprio per questo, alcuni passaggi sono altamente pericolosi e sono stati luoghi di disastri ferroviari mortali. Pensate che soltanto durante la costruzione della stessa ferrovia sono morte 110.000 persone. In totale il percorso è lungo 415 km. Numero 6. Il Passo Bianco in Alaska. Questa è forse una delle linee ferroviarie più ripide del pianeta. Infatti scala di ben 1000 metri d'altezza in meno di 32 km di percorso. Ogni volta che deve passare su una valle, i passeggeri rimangono col fiato sospeso, non solo per l'altezza alla quale si trovano, ma anche per il paesaggio magnifico. La parte più pericolosa è forse il ponte di ferro e legno costruito più di 110 anni fa. Oltre al legno marcio, anche il ferro è praticamente completamente arrugginito. Pensate che all'epoca era il ponte ferroviario ad arco più alto al mondo. Fortunatamente per voi è stato chiuso nel 1969 per pericolo di crollo. L'inizio della costruzione di questa linea ferroviaria sperduta nel nulla risale al 1898, durante la corsa all'oro. Numero 5. L'intero sistema ferroviario indiano risalente all'occupazione inglese. Gran parte delle ferrovie ancora in uso in India sono state costruite durante l'occupazione inglese del subcontinente e proprio per questo non si erano prese ovviamente le dovute misure per consentire un aggiornamento futuro facile dei percorsi, che si estendono per migliaia di chilometri.
Questo problema è stato poi accentuato dalla costruzione di nuove linee ferroviarie, spesso parallele a quelle vecchie, per pura semplicità. Il tutto ha contribuito alla creazione di una rete ferroviaria inefficiente, intricata e soprattutto mortale. Infatti, con 8 milioni di passeggeri che usufruiscono dei servizi ogni singolo giorno, sono almeno 25.000 le morti causate dai treni ogni anno. Ma sarete forse sorpresi di sentire che i treni sono in realtà tra i più sicuri al mondo in termini relativi al numero di persone morte per il totale di persone trasportate, proprio perché la stragrande maggioranza dei morti è composta da persone che cercano di attraversare i binari mentre arriva un treno, non quindi i passeggeri, cosa che trovo personalmente parecchio ironica. Numero 4. Il tratto del Pilatus, in Svizzera. Questo treno passa praticamente su uno spazio al lato della montagna, che è la metà della larghezza del treno stesso. Sì ragazzi, probabilmente vi metterà parecchio in dubbio sulla decisione di salirci e rischiare la vita, o semplicemente rimanere alla base della valle. Sicuramente il percorso vale tutto il rischio grazie ai paesaggi mozzafiato e alle numerose salite e discese stile montagne russe. Abbiate il coraggio di Annibale che si era fatto tutta la strada dal nord dell'Africa, passando per mezza Europa fino ad arrivare alle Alpi, e ovviamente non si era fermato davanti a due montagne, e non aveva di certo accesso a trenini comodissimi. Numero 3. L'intero percorso ferroviario del Bangladesh. Anche in questo caso, come in India, gran parte del percorso risale all'occupazione inglese e le linee costruite, anche in seguito, non hanno fatto altro che aggiungersi al caos già comune anche al tempo. Sicuramente saprete che in molti paesi asiatici trovarsi un posto sul tetto del treno è molto comune, ma qui ragazzi siamo a livelli epici. Questa cosa è talmente comune che praticamente si è sviluppata una regola, non scritta, sul come bisogna sistemarsi sul tetto del treno. In pratica, se non hai bagagli, vai sul tetto, se sei uomo, vai sul tetto. Inoltre, una volta sopra, quelli che sono a lato si siederanno, coprendo tutto il perimetro della carrozza, mentre al centro si dovrà stare in piedi. Insomma, dai, almeno si godono il paesaggio. C'è però da dire che sono moltissime le persone che ogni anno muoiono proprio per questa pratica. Numero 2. La linea ferroviaria del Kuranda, in Australia. Sì ragazzi, stiamo girando tutti i continenti praticamente. Questa volta vi presento un'altra linea ferroviaria costruita per l'industria mineraria. Sono moltissime le vite che sono state perse durante la costruzione, iniziata nel lontanissimo 1882. Praticamente serviva appunto a servire le diverse miniere lungo la strada, portava cibo e bevande e riportava indietro tonnellate d'oro, argento e ferro, e tutto quello che riuscivano ad estrarre dalle montagne. Numerosi furono gli incidenti dovuti ai cedimenti del terreno e frane, ma questo non fermò mai i lavoratori dal continuare ad usare il tratto. Si era cercato di costruirla in modo da poter supportare il peso dei materiali trasportati, ma secondo i regolamenti odierni non sarebbe nemmeno lontanamente operabile con i carichi di un tempo. Serve quindi ora solo la funzione di attrazione turistica per i più impavidi. Numero 1. Il ponte di Rameshwaram Pamban in India. Questo ponte nel bel mezzo dell'oceano indiano è lungo 2 km e 65 metri, ma il pericolo maggiore è che si trova in una baia spesso soggetta a forti tempeste e onde parecchio alte. Oltre a tutto ciò è localizzata nel secondo ambiente più corrosivo al mondo. Pensate che il treno spesso deve fermarsi ed aspettare che il vento si calmi per poter intraprendere il passaggio, in quanto questo lo farebbe deragliare. È capitato anche che durante un'improvvisa tempesta si dovette fermare e tornare indietro, ma alcuni passeggeri decisero di intraprendere il percorso a piedi e molti di loro non sono mai più stati rivisti. E questi ragazzi erano i tratti ferroviari più pericolosi al mondo. Scrivetemi nei commenti qua sotto se siete mai saliti su uno di questi treni, e comunque ce ne sono molti altri, quindi come sempre lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale, in quanto a 15.000 like farò un altro video sull'argomento, con altri tratti ancora più mortali e pericolosi.